sono, no, pagliacciate da campagna elettorale. Spero che la prossima volta il centrodestra riesca a pensare qualcosa di più in termini programmatici per questa regione, visto che ormai le gag alla Berlusconi non convincono più nessuno. Liquida così Sergio Cecotti, candidato presidente della regione per la lista del Patto per l'Autonomia, la prospettiva di una macro regione del nord formulata dal suo antagonista nella corsa al governo del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, grazie all'attuale situazione che vede tre esponenti del centrodestra alla guida rispettivamente del Veneto, della Lombardia e della Liguria. Ma, sostiene Cecotti, si tratta di un film già visto. In ogni campagna elettorale per le regionali del Friuli Venezia Giulia il candidato di centrodestra firma un accordo dicendo facciamo il patto per la macroregione. Nel 2013 toccò a Tondo e adesso vediamo la replica. Sappiamo come è andata a finire in un caso, andrà a finire anche nell'altro nella stessa maniera. Il mio scetticismo, prosegue Sergio Cecotti, non si basa su ragioni legate all'antagonismo politico, bensì su valutazioni oggettive della forza economica dei territori che costituirebbero la macro regione, primi fra tutti quelli confinanti con il Friuli Venezia Giulia. I veneti sono amici, simpatici, ma sono anche concorrenti su tutta una serie di questioni, in economia, nel porto, nella logistica. E quindi collaborare sì, ma una volta che si acchiari i propri interessi e le proprie, no, desideri. Se noi andiamo a firmare accordi in bianco con magari quelli più furbi di noi, di solito ci lasciamo le penne.